Non accade quasi mai che nuove prove appaiano appena prima o addirittura a processo iniziato. Ma in questo caso è avvenuto un fatto curioso. In tribunale è stato presentato tutto il materiale che era stato raccolto, o meglio recuperato, dal cellulare di Rosa Peral. Parliamo di moltissimi file e tra questi una conversazione del 19 aprile, un audio che Rosa Peral ha inviato ad Albert Lopez. Lei si rivolge a lui con il nomignolo affettuoso che usava di solito. È un audio agghiacciante. Ehi, tonto, il tuo cellulare è spento. Beh, niente, sono andata a fare spese da Caprabo e visto che mi hanno dato uno sconto per PortAventura, pensavo che se facciamo quella cosa, il weekend successivo potremmo andare a PortAventura e dormire lì con le bambine, ti va? Ci parli di questo audio. Questo audio non ha niente a che fare con Albert. Insomma, non è indirizzato a lui. Sono tanti i termini che uso per non dire parolacce davanti alle mie figlie. Tonto, stupido, imbranato, capita spesso. Signora Rosa, abbiamo migliaia di pagine. Ci indichi una sola conversazione, una sola email in cui lei chiama tonto qualcuno che non sia il signor Albert. Le dico che è una parola che uso spesso. La uso sempre. Lo faccio per le mie figlie.